Le cavallette, voi non ci avete le farfalle nello stomaco, ci avete le avallette, ci avete. Oh, attenta bambina, ci sono le avallette. Nello stomaco ce l'abbiamo. E saltano anche, e se saltano. Salve, don Riccardo. Oh, salve, Natascia. A cosa devo questa visita? Ero venuta per la confessione. Ma lei sta andando via? Mi dispiace, è un appuntamento importante. Un appuntamento col sindaco. Capito. Ritorna domani, va bene? Ciao, ciao. Don Riccardo? Don Riccardo, ma dove va? C'è un appuntamento col sindaco. Ma fatti i capelli, per piacere. Che fretta. E lei cosa desidera? No, niente, ero venuta per confessarmi, ma... Il sindaco è il sindaco. Buonasera, Riccardo. Oh, ciao, buonasera. Ti stanno aspettando con lo studio. Beh. Tesoro, è arrivato lo zio. Ciao, vieni, mettiti comodo. Buonasera, buonasera. Possiamo iniziare i lavori di restauro della villa. Sono arrivati i finanziamenti. Grazie alle mie conoscenze è stato facile. Ora potremmo già far partire il progetto per l'orfanotrofio e per la scuola. Anzi, le scuole. Saranno come i nostri figli. A proposito di figli, complimenti, Saverio. Claudia è sempre più bella. È veramente una bella famiglia. La parrocchia è molto sensibile a questa tematica. I giovani stanno organizzando una cena in beneficenza con la tombola. È veramente una fortuna avere degli interlocutori come voi. La Chiesa e il Municipio mi stanno molto aiutando. Io come sindaco non potrei fare molto se non ci fossero le vostre iniziative di sensibilizzazione. Scusatemi se interrompo la vostra riunione, signori, ma devo assolutamente parlare con la figlia del sindaco. Non ti preoccupare, Katia, il tuo entusiasmo fa sempre bene. Non è il momento di guardare le farfalle, eh? Noi andiamo, don, sindaco, dottore. Cosa succede? Devi darmi una risposta. È uno shooting fotografico con Nicky Massacesi. E quando ricapita un fotografo così in un paese di morti come questo, eh? Ma perché vuoi coinvolgermi a tutti i costi? Perché non ti riconosco più. Da un po' di tempo sei... Non mi va di fare questo shooting, fate tu essere. Bravo, a proposito Michele, a che punto è la preparazione della cena in beneficenza? Ah, benissimo, c'è molta partecipazione, sì sì, più che alla santa messa della domenica. Direi che possiamo ritenerci soddisfatti. La tua pungente ironia te la potresti anche risparmiare. Ma non si tratta di ironia, don Riccardo. Abbiamo provato per 2 giorni l'adorazione eucaristica e sono venute 3 persone. A confessarsi vengono 5 persone al mese. E la domenica, la Santa Messa, la chiesa è deserta. Un motivo ci sarà. E quale sarebbe il motivo? Evidentemente nessuno sente il bisogno di queste cose. Ah, ho capito. Allora io dovrei gridare che moriremo tutti. Siamo tutti sull'orlo dell'inferno. Tanta gente verrebbe alla messa. E perché dovrebbe venire allora, eh? Almeno possiamo far vedere a tutti che siamo buoni e che facciamo beneficenza? Sei ancora un ragazzo. Ciao Massimo! Oh, ciao Katia! Ehi, ciao Annalisa! Buon compleanno! Oh, grazie! Stavo aspettando gli altri! Dovrebbe venire anche Nicky, il fotografo, per fare un sopralluogo. Ho provato a parlare con Claudia, ma nulla. Non capisco proprio che cosa abbia quella ragazza. Non so. Ah, ma guarda, sono arrivati gli altri, andiamo? Sì! Sì! Oh, ciao ragazzi! Come va? Tutto bene, ciao! Allora, stavolta paga la figlia del dottore e si brinda ai suoi 25 anni. Allora questa volta la specialità di Massimo.
Tuo padre mi ha detto una cosa. Non me ne importa niente. Benissimo, ma ricorda che il dottore non vuole scandali. Massimo, il regalo. Ecco finalmente le nostre modelle. Siete pronte per il servizio? Grazie, sì, sì. Niki, il fotografo, è venuto a ritrarre le bellezze delle campagne toscane. E durante il sopralluogo ha incontrato noi. Perché Niki è un uomo attento all'immagine, come me. Anche io sto molto attento all'immagine, perché l'immagine è tutto. L'immagine è importante. Come si farebbe anche per un bar come il mio, l'immagine è la cosa fondamentale. Martino! Quante volte te lo devo dire che quando tu pulisci il bagno tu devi uscire di dietro? Ma non capisce niente, non capisce niente! Lorenzo, che cosa ci fai qui? Ti stavo cercando. Ho appena parlato con Marcello e lui sa tutto delle scappatelle di sua figlia con... E anche delle nostre? Sì, anche delle nostre, ma noi non dobbiamo preoccuparci. Per lui l'importante è non creare scandali all'interno del gruppo. È Annalisa che ha scelto l'amante sbagliato. Ogni tanto mi fate paura. La causa è più importante della paura e Marcello saprà sicuramente come sistemare le cose. Ciao, che ci fai qui? Buongiorno, mi fa un caffè per favore? Un altro basso. Lo faccio a basso. Mi dispiace, mi scusi tanto. Colpa mia, sono mortificato. Non l'ho vista, c'è un bagno che bisogna cambiare. Il bagno c'è, sono proprio dispiaciuto. Guarda l'importanza, devo andare a casa. Martino, fai un caffè. No, guardi, il caffè l'ho già preso, guardi, va bene così. Ma glielo fa volentieri anche due, guardi. Adesso glielo pago, ovviamente. No, assolutamente. No, guardi, devo andare che sono arrivato, ma lei segna tutto. Ecco, quando è giornata, ma quando ragazzi ci alza... Glielo pago. Sì, lasci fare. Lasci stare, Martino. Anzi, segni, ispettore di polizia, segni, poi torno a presentarmi. Senza, mi sono mortificato, guardi, veramente. Non lo dico, devo andare che sono in ritardo, guardi, mi scusi, Martino, arrivederci, guardi. Martino, ma guarda che mi è successo, porca miseria, io domande e dico... Massimo! Sì? Massimo, sono preoccupatissima. Okay. Dimmi che almeno tu hai visto Katia. L'ho vista ieri, è andata via con Selena il fotografo. Stanotte non è tornata a casa. È da ieri che nessuno la vede. Chi è stata l'ultima persona che l'ha vista? E tu chi sei? Guardi, mi presento, sono il nuovo ispettore, Raffaele Cicognini. Mi scusi, è che mia sorella è scomparsa da ieri e... Sì, guardi, non c'è da preoccuparsi. Succedono casi del genere. Comunque se vuole può venire in commissariato a denunciare la scomparsa. Ma vedrà che si tratta di un falso allarme. Va bene. Bene, l'accompagno. Io non capisco tutti questi allarmismi. Si tratta di due ragazze che si sono trasferite qui da un paio d'anni e si sono sempre arrangiate a fare lavoretti domestici. Poi una di loro, la Katia, la più piccina, ha deciso di fare un giro di un paio di giorni senza dire niente alla sorella. Ecco. E invece anche il prete mi ha chiamato. E poi arrivi te con questa storia. Questo è un posto tranquillo, troppo tranquillo. Vedrai che la ragazzina avrà deciso di cambiare un po' aria. Sì, ma proprio il giorno che aveva uno shooting con un importante fotografo. Io piuttosto interrogerei un certo Luca. Luca?
Il matto del paese? Eh già, te vieni dalla città, in città si interrogano i matti. Comunque va pure da Luca, chiedi. Vedrai se risponderà per enigmi. A proposito di enigmi, è sparita anche la macchina del sindaco. Cerchiamo di trovarla. Anzi, ti do un suggerimento. Va al bar del paese e chiedi un certo Massimo. È un ex ladro e anche un gran chiacchierone. Agli ordini. Tu sei Luca? Sei tu che ti occupi di lei? No, se ne occupa il dottore, perché qui tutti vogliono bene al dottore, perché costruisce l'orfanotrofio e cita la Bibbia a memoria. Comunque le vuoi bene? Sì, io li voglio bene, ma... Ma? Vattene finché sei in tempo! Vattene! Non è proprio giornata oggi. Buonasera. Oh, ispettore, buonasera. Mi dica. Senta, ho un'informazione. No, voglio sapere questa cosa. A che ora lei ha visto Katia ieri per l'ultima volta? Ma saranno state le 18.30. Le 18.30, sì, è sicuro, 30. Sì, 18.30, sì. No, perché è curioso, perché è anche loro che hanno rubato la macchina del sindaco. Come l'hanno rubato la macchina al sindaco? Sì. Eccoci. Ieri sera c'è stata una riunione, no? C'era il sindaco, c'era il parroco e c'era il dottor Marcellovini. Il sindaco è uscito verso le 6:30 per fare una passeggiata, poi quando è tornato la macchina non c'era più. E il nostro commissario, il nostro amato commissario, gli ha detto di parlare con me, eh? Non si smentisce mai. Senta, ispettore, io sono fuori da giro e da diverso tempo. Lasci stare, ispettore, lasci stare. Sì, sì, questo va bene, però c'è una cosa che non mi torna. Mi dica ancora. Come mai in un paesino dove vi conoscete tutti? Qualcuno dovrebbe rubare la macchina del sindaco. Sagace il nostro ispettore. Lei pensa che abbiano fatto uno scherzo al nostro bravo sindaco? Allora, provi a parlare con un certo Matteo. È un ragazzo molto vivace. Suo padre ha avuto dei problemi della giustizia. Ed anche lui è stato nel giro, ma non si è mai fatto beccare. Provi a parlare con lui. Lei pensa che lui ami divertirsi in questo modo? Lui ama divertirsi. E basta, ispettore. Arrivederci. Martino, andiamo su Fantani. Forza! Guardate che lavoro! Oh, via! Arrivederci, ispettore! Ma come fai ad essere così tranquillo? Non vedo perché dovrei preoccuparmi. Ma come? Mio padre ha scoperto tutto! E per forza, gli ho detto io. Cosa? Ma lo sai che potrebbe ucciderti? Ma che? Lui è l'uomo buono, quello che costruisce orfanotrofi. Perché dovrebbe ammazzare uno come me? Anzi, la mia strafottenza gli è piaciuta talmente tanto che mi ha pure dato un lavoro. Un lavoro? Mm-hmm. A te? Sì, mi ha chiesto di chiudere alcuni suoi conti. La sigaretta. Ciao. Dunque, com'è andata ieri sera? Dopo essere stata a vedere delle location per lo shooting, io e Katia abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. Ci siamo salutate e erano le 7. Ho capito. Dove può essere andata? Ciao! Sono preoccupatissima per Katia. Sicura che tu non... No! Ho parlato prima con il poliziotto. Stai tranquilla, lo sai com'è lei. Ogni giorno ne inventa una nuova.
comunque potresti sostituirla tu per lo shooting. Cosa? Ma non ci penso nemmeno. Dai, Nicky sarà sicuramente d'accordo. Non mi convincerete mai. Prima nemica. Claudia è ancora adolescente, è in un periodo di transizione, capisci? No, ti dico che quella ragazza ha qualcosa. Ha sempre avuto una certa malinconia, però era esuberante, piena di vita. E adesso è iniziato tutto da quando frequenta le feste dei ragazzi. Prima ci andava Katia, Natasha. Poi una sera tornò e si mise a piangere. La mattina dopo mi disse di non preoccuparmi e che era solo ubriaca. Però da quel giorno lì è diventata sempre più apatica. E poi quando ieri ha saputo della scomparsa di Katia, è come sceso un velo nei suoi occhi. Non ha voluto parlare neppure con Natasha. Beh, anch'io ho un po' di tempo e tengo d'occhio questi ragazzi. Infatti non vengono quasi più alla messa. Li trovo strafottenti, pieni di sé. Ma da giovani capita che ci allontaniamo. Sì, ma non da avere la repulsione verso tutto ciò che è sacro. E cosa vorresti dire? Io ho paura che Claudia abbia una crisi spirituale. No, 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 guarda, queste sono superstizioni ormai superate dal tempo. Sta tranquilla, vedrai che quando Katia sarà tornata, Claudia ritroverà la serenità, il sorriso. Io non lo so se è superstizione. Fatto sta che nei suoi occhi è come scesa la notte. Vede, io non credo che si tratti di un furto a scopo di lucro. Cosa intende dire? Io penso piuttosto a una ritorsione. Ma vede, questo è un piccolo paese. Tra l'altro Selene, l'amica di Katia, mi ha detto di aver visto la macchina alle 20 ancora in paese. Ma mi spiega lei cosa ci faceva alle 20 ancora lì? Se ci fosse stato di mezzo un ladro, l'avrebbe venduta a un ricettatore. Venga con me. Ho mentito. Ero in macchina per delle commissioni. Ho incontrato Katia, l'ho fatta salire e l'ho accompagnata a casa. Quando poi sono rientrato, ho lasciato la macchina in giardino e sono andato a piedi a comprare le sigarette. Tornato, la macchina non c'era più. Quando sono andato a fare la denuncia, ho saputo che Katia era scomparsa. E lei capisce bene. No, francamente io non la capisco. Lei è il sindaco di questa città. Una ragazza scompare. E l'unica cosa che lei riesce a fare è intralciare le indagini. Arrivederci. Thank you.
Claudia. Ciao zio, come stai? Ciao. Ma che cosa hai fatto? Niente, mi devo fare una doccia. Stancante, vero, il nuovo lavoro? Eh sì, poi il dottore è molto esigente, vuole le cose fatte per bene. Buonasera. Ciao, oh, buonasera. Ah, buonasera, signor Gerotti, io cercavo proprio lei, sa? Oh, visto Lisa? Il nuovo poliziotto di città ama passare il suo tempo a guardare segnalazioni vecchie di anni che la polizia mai cancella dal suo archivio, perché per la polizia nessuno può essere innocente, o no? Sì, sì, va bene, va bene. Senta, ha finito il comizio. Cosa vuole? Vorrei sapere quando è stata l'ultima volta che ha visto la macchina del sindaco. Cioè, davvero le pensa che io abbia rubato la macchina al sindaco? Solo perché mio padre era un ladro e io una volta sono stato segnalato dalla polizia? Ma io non penso niente, signor Gerotti, e nemmeno ho usato il termine rubare, no? Però io vorrei che lei mi ascoltasse un attimo, voglio raccontargli una storia. Mi ascolti anche lei, eh? Lei è disoccupato, giusto? Così come Katia. Il sindaco invece è un uomo molto ricco, adesso collaborerà anche alla costruzione di un orfanotrofio e tra... correggetemi se sbaglio, ha già in mano la vittoria alle prossime elezioni, a meno che, non so, un ragazzaccio magari, o qualcuno come lei, non si metta a ricattarlo così, per spigliargli qualche soldo. Ah, quindi ora dal furto all'estorsione? E quali sono le prove? Le prove? Hai detto così anche alla polizia di Firenze quando la trovarono davanti a quella gioielleria? Buonasera. Buonasera. Aspetta! Ma non vede come soffre? E cosa gli devo fare? Dimmelo te che hai la soluzione a tutto. Dimmelo te, cosa devo fare? È evidente che sua nipote ha problemi spirituali e tutto questo porterà quella famiglia all'esasperazione se lei non interviene. Ascolta, il vescovo ti ha mandato qui per imparare la cosa più importante che deve sapere uno che vuol fare il prete. L'obbedienza. Non per scacciare demoni immaginari. Ok, va bene. Io obbedisco. Però non posso chiudere gli occhi davanti all'evidenza. Neppure tapparti gli orecchi quando ci sono delle discussioni private, vero? Ma fatti i capelli, ti è meglio, vai! Finiti bene, ma guarda che è stato, almeno tu schiantassi in terra, no? Rimane anche normale, normale si fa per dire, e fa la finita, no? Guardate la ordina sui pantaloni, poi ti scappa sempre la pipì, la vescica da ultimo, ti chiami il conto, guarda il lavoro. O se questa, o nella macchina lezzina, fa la finita, tira su pantaloni, tu sei vasa a casa, fa la finita. Aveva ragione il poliziotto, guarda, era uno scherzo, l'aveva rubato, ma guarda, è proprio la macchina del sindaco. Spostati la macchina del sindaco, falla finita! Che ci fanno sti ragazzi? Chiama la polizia, tocca a Luna Martino, chiama la polizia. Poveri ragazzi, oh, poveracci, mamma mia.
Una bella gatta da pelare. Lei lo sapeva che il sindaco aveva una relazione con Katia? Lo sapevano quasi tutti in paese. Tutti tranne me. Era irrilevante. Era irrilevante, sì. Ma lei non ha dovuto vedere Natasha riconoscere il corpo di sua sorella. Noi ci siamo occupati più di cercare la macchina del sindaco che di cercare la ragazza. L'abbiamo trovata entrambi, no? Cos'è questo? Ma lei è matto! Un mandato di perquisizione per la casa del sindaco! Cosa c'entra il sindaco con questa storia? Qualcuno sta cercando di ricattarlo. E l'unico modo per farlo parlare è usare le maniere forti! Vattene! E stasera cerca di prendere un assassino vero e che sia una persona reale e non un complotto immaginario! Vattene! Vattene, vai. Che sta succedendo? Cos'è successo? Saverio non è la persona che sai. Lui è molto cambiato da quando quel dottore è diventato il capo di questo paese. Questo è come un santone, un guaritore. No, c'è da giudicare dalle apparenze. Sì, Marcello fa un po' del bene per autogratificarsi, ma alla fine... Ma io non lo so cosa fanno quei due. Io non lo so che cosa fanno a quelle feste. E poi... Katia, Luca, che sta succedendo? Claudia, peggiora sempre. Elisabetta! Claudia! Elisabetta! Elisabetta, Claudia è con te? No, no, non è successo niente, no. Ciao, ciao. Come hai potuto? Mi serve la cena? Sì. Allora, buonasera, questa è la nostra terza riunione. Come sapete, la società sta costruendo un orfanotrofio. Quei bambini non saranno più orfani perché saranno nostri figli. Li educheremo, li cresceremo, faremo desiderare loro la luce che ci anima. Stasera, finalmente, per la prima volta, alcuni di voi incontreranno la creatura della notte. Vive nel buio. Perché è dal terrore che rinasce la luce. A voi non resta che qualche piccola manifestazione. Solo pochi custodiscono i segreti. Accontentatevi. Claudio, devi lasciarci in pace. Io non ti devo niente. E tu appartieni alla società. E chi esce fuori, lo sai, è soltanto un traditore. Ti ho dato la possibilità di risalire, perché ho stima di te. Adesso scegli. O stai con noi, o il tuo posto. Non te lo permetterò. Mi dispiace per la ragazza, ma il nostro sindaco ha un unico punto debole. La dovrai uccidere e farai ritrovare il corpo della sua macchina. Voglio che trovi la mia bambina. Sì, glielo prometto.
Ferma! Nel nome di Gesù, figlio della Santissima Maria Vergine, ti ordino di lasciare in pace queste persone. Hai già seminato troppo morte! Essere immondo! Con questo è stato facile. Lo sarà anche con voi. Taci, bestia! Vieni qua. Ti assolvo, tieni la fede. Vieni qua, vieni qua. Assolvi pure chi ti pare. Guarda stanotte quanti ne ho portati all'inferno. E tu, credi di poterti salvare? Chi pensa di darmi degli ordini di fare una brutta fine? Fammi di Marcello. Dov'è Marcello? Non parlare con lui. Dimmi chi sei. Devi dirmi il tuo nome. Dimmelo. Ci vuole fede. Guarda la tua fede come è ridotta questa parrocchia. Tutti i giovani sono morti. Adesso sei solo un vecchio fra i vecchi che piangono i loro figli. Ma questa non è la mia parrocchia. Questa è la parrocchia di Dio. Ti ordino di dirmi il tuo nome. Dimmelo. Lucifero. Dove è andato Marcello? Ha raggiunto la provinciale. Non lo prenderete più. Cosa credi di fare, vecchio? Non hai impedito alle altre 99 pecore di venire a me con le loro gambe. E adesso mi vuoi portare via questa che è già il mio potere. Devi ringraziare lui. Io vado a riposarmi 2 ore, poi sono disponibile per le confessioni.